Ciao, ciao a tutte ragazze, ben ritrovate nuovamente sul mio canale. Dopo un pochino di assenza, oggi ripropongo nuovamente un paio di orecchini. Per chi non l'avesse capito, ma credo proprio di sì, io adoro fare orecchini. Quindi, creo bene o male sempre orecchini. E sono nati loro, questi qua, che ho chiamato Dakota. Sono fatte con perline Paisley, cipollotti e rocaille. Non sono molto grandi e all'interno c'è un rivoli. E questo invece è il retro. Direi che sono molto carini. Ora vi elenco i materiali. Ciao, buon lavoro! Allora, per eseguire l'orecchino abbiamo bisogno di un rivoli da 14 mm. Questo mio è in vetro. Voi potete utilizzare quale volete. Originale, non originale, insomma. Io mi trovavo questo e quindi sto utilizzando questo. Poi, perline Paisley. Sto utilizzando nere, sono le perline Paisley 2 8x5 mm. Poi dei cipollotti, questi sono 3x4 mm e dei cipollotti 2x3 mm. Rocaille 15-0 e rocaille 11-0. Monachella. Come ago sto utilizzando un ago della Pony Beading da 10 e come filo sto utilizzando questo da 0,20 mm. Poi forbicino, va bene, si sa. E queste. Inizio. Come prima cosa ho inserito il filo. Ora carico sul lago una rocaille 15-0. Una Paisley in questa posizione. Ora un cipollottino piccolo 2x3. Nuovamente una Paisley in questo modo. Nuovamente una rocaille 15. Nuovamente una Paisley. Un cipollettino 2x3. Nuovamente una Paisley. Nuovamente una 15. Nuovamente una Paisley. Nuovamente un cipollottino. E per finire una Paisley. In pratica questa è la sequenza che andremo ad ottenere. Ho iniziato con una 15 e finisco con una Paisley. Quindi avremo 1, 2, 3 rocaille 15, 6 Paisley e 3 cipollottini. Ora porto tutto alla fine del filo, ripasso, chiudo il cerchio e faccio un nodino. Sto uscendo dal foro basso della Paisley. Col mio ago vado ad inserirmi nel foro alto in questo modo e giro il lavoro per comodità, così non fate caso a questo filino, dopo andrò a tagliarlo. Ora inserisco sul lago una rocaille 15, un cipollottino sempre piccolino 2x3 e nuovamente rocaille 15 e vado ad inserirmi nella Paisley successiva. Questo modo. Nuovamente rocaille 15, cipollottino 2x3 e rocaille 15 e vado ad inserirmi nella perlina successiva. Vado a fare questo
per tutta la circonferenza del giro. La sequenza non cambia. Ho finito il giro e mi sono portata ad uscire da un cipollottino. Cosa faccio? Prendo il rivoli, lo metto in questo modo e lo cerco di tenerlo fermo, sempre se ci riesco. Ora inserisco sul lago 4 rocaille 11-0 questa volta. E uscendo da questo cipollottino vado ad inserirmi nel cipollotto successivo. In questo modo. Lo sposto un pochino, inserisco sempre 4 rocaille 11. E uscendo da questo cipollotto mi inserisco nel cipollotto successivo e vado a ripetere tutta l'operazione per uno, per tutto il giro, insomma, tanto è breve, avete capito, è facilissimo. Come potete ben vedere, ho finito il giro con l'Aerokyle 11-0 e mi sono portata ad uscire dal gruppetto di 4. Dall'ultima. Ora cosa devo fare? Devo inserire sul lago 3 rocaille 15-0 e uscendo da questa rocaille 11 salto il cipollotto, mi vado ad inserire nelle successive 4 in questo modo e cerco di stringere un pochino. Nuovamente inserisco sul lago 3 rocaille 11 e uscendo da queste 4 mi inserisco nelle 4 successive in questo modo. Nuovamente inserisco sempre 3 rocaille 15-0 e uscendo da queste 4 mi inserisco nelle 4 successive e continuo così. I giri si ripetono sempre uguali. Ho inserito l'Aerokyle 15-0 e col lago mi sono portata ad uscire dalla terza Aerokyle 15-0, da quella del centro per l'esattezza. Ora cosa devo fare? Devo inserire sul lago un cipollotto piccolino, quello 2x3, una rocaille 15 e nuovamente un cipollotto 2x3 e uscendo da questa rocaille 15 vado ad inserirmi nella successiva rocaille 15, sempre quella di punta. In questo modo e tiro un pochino il filo in modo che il lavoro inizi a stringersi. Nuovamente inserisco sul lago un cipollottino, una rocaille 15 e un cipollottino e uscendo da questa 15 vado ad inserirmi in quella centrale. In questa. Spero si veda bene. Così. E ripeto per tutto il giro. Ho inserito tutti i cipollotti insieme alle rocaille e ora ripasso nella lavorazione in modo che si stringa bene in questo modo. Inserisco anche nella 15 centrale. E ripasso e ripasso il lavoro. Finito il giro mi sono portata a passare tra le perline e a salire e sono uscita
da un cipollotto, da uno qualunque, potete benissimo uscire. Uscendo da questo cipollotto, cosa devo fare? Vado ad inserire sul lago una Pisley, una Rockaille 110 ed una Pisley in questa posizione. Vedete? Con la goccina in giù. E uscendo da questo cipollotto, vado ad inserirmi nel cipollotto successivo e tiro il filo. Le perline si andranno a posizionare così. Non vi preoccupate, saranno tutte stortignacole, ma dopo le sistemeremo. Nuovamente inserisco sul lago una Pisley, una Rockaille 11 ed una Pisley, sempre in questa posizione, e uscendo da questo cipollotto mi inserisco nel cipollotto successivo e ripeto questa sequenza per tutta la circonferenza del nostro giro, perché la sequenza non cambia. Come vi dicevo prima, si presenta un po' così bruttino, ma non fateci caso perché tutto si sistemerà. Sto uscendo da una Pisley foro basso e devo salire. Vado ad inserirmi nel foro alto. In questo modo. Cosa devo fare? Sotto qui mi trovo un cipollottino piccolino 2x3 e vado dove mi trovo questo cipollottino piccolo ad inserire tra uno spazio di una pista e l'altra un cipollottino piccolo. In questo modo. Mentre dove sotto invece mi trovo la Rockaille 110, vado ad inserirne uno 3x4 di dimensioni, di misura, no? In questo modo. Qui nuovamente dove sotto mi trovo il cipollottino piccolo, vado ad inserirne uno piccolo 2x3, in questo modo. E qui, ripeto, dove sotto mi trovo la Rockaille 110, ne vado ad inserire uno 3x4. Vi chiedo scusa se ho utilizzato gli stessi colori, ma a me piaceva così. Quindi riprendo sul lago un cipollottino piccolo 2x3 e mi vado ad inserire nella Pisley successiva. Ora invece ne prendo uno 3x4 e mi vado ad inserire tra gli spazi e ripeto tutto il giro. Vado ad inserire tutti i cipollotti. Il lavoro già inizia a prendere un altro aspetto dopo aver inserito tutti i cipollotti. Vedete? Si è sistemato. Cosa ho fatto? Mi sono portata a scendere. Uscendo da un cipollotto, sono scesa nella parte bassa della Pisley e mi sono portata ad uscire da una Pisley, cioè prima del cipollotto. Ora metto sul lago una Rockaille 110, una 15 e nuovamente una 11 e uscendo da una Pisley mi inserisco nella Pisley successiva, passo anche nella 11 e riesco dalla Pisley. Ho scelto questo filo così i numerosi passaggi che ho dovuto fare per salire, per scendere, il filo non si nota e poi andremo a coprire anche con la Rockaille. Quindi nuovamente inserisco sul lago una Rockaille 11, una Rockaille 15 ed una Rockaille 11. Uscendo da una Pisley mi inserisco nella Pisley successiva, nella 11.
e ancora nella Beasley. Prendo sul lago sempre una rocaille 11, una 15 ed una rocaille 11 e ripeto, uscendo da questa Beasley, inserisco nella Beasley, nella rocaille 11 e nella Beasley successiva e continuo così il giro fin quando non ho inserito tutte le rocaille. Finita di inserire tutte le rocaille della circonferenza, sono uscita da una Beasley, sempre foro basso. Cosa devo fare? Uscendo dalla Beasley, inserisco sul lago una rocaille 11-0 e mi vado ad inserire solo nel cipollotto, in questo modo, e tiro il filo. Così inserisco un'altra rocaille 11 e uscendo da questo cipollotto mi inserisco sempre nuovamente in tutte le perline, cioè le Beasley, la rocaille 11 ed esco nuovamente dalla Beasley. Inserisco sul lago sempre una rocaille 11 e mi inserisco solo nel cipollotto, in questo modo, nuovamente rocaille 11 e mi inserisco nelle Beasley, nella rocaille e riesco dalla Beasley e nuovamente inserisco sul lago una rocaille 11, mi porto nel cipollottino, nuovamente rocaille 11 e mi vado ad inserire sempre Beasley, rocaille 11, Beasley e così via e continuo, inserisco nuovamente una rocaille 11 e mi inserisco nel cipollotto e così continuo. Vado ad inserire tutte queste rocaille nella circonferenza. Non proseguo perché i passaggi sono sempre identici. Come avete visto, l'orecchino non è difficile da eseguire. Basta un po' seguire i passaggi. Ho inserito tutte le rocaille 11 e sono risalita nella lavorazione. Quindi sono salita tra le perline e mi sono portata ad uscire da un cipollotto 3x4, da quello grande, e non mi resta altro che fare la solina per poi andare ad inserire la monachella e ho scelto di farla con le rocaille 15, quindi inserisco sul lago 8 rocaille 15, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, inserito 8 rocaglie 15 e uscendo da questo verso col mio filo mi inserisco dal lato opposto in questo modo. Ora non mi resta altro che ripassare un altro paio di volte e l'orecchino è terminato. Come vi dicevo, è piccolino, è grazioso, è compatto, vedete, non si muove, è bello rigido. E poi il filo si presta perché non si notano i passaggi. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e se non vi siete iscritti, iscrivetevi al mio canale. Ciao e al prossimo video tutorial.